La recanatese di Marco Alessandrini al Dei Marsi per scongiurare l'allarme play-out non può essere la stessa partita dell'andata. I marchigiani sono un'altra squadra con tutt'altro rendimento e attenzione a mister 18 gol in 12 partite. Manuel Pera, classe 84. Giampaolo Senza Fanti squalificato, Sbardella, Kras e Bisegna infortunati. Scende in campo dal primo minuto Florin Tariuk, uscito in barella dalla trasferta di Pineto col San Nicolò. Al settimo, clamorosa occasione per Dos Santos che potrebbe anche servire Pellecchia sull'inserimento. Sceglie il rasoterra di precisione e palla fuori di un niente. Al nono buono il dialogo tra il brasiliano e Cerone, ultimo passaggio per il numero 10 di casa. Troppo lungo e allora Piangerelli può fare sua la sfera. 17esimo, ottimo lo spunto di Besana che guadagna metri e resiste alla pressione e mette Dos Santos a tu per tu col portiere. Fuori misura la conclusione a rete. Bianciardi al 22esimo ci prova dalla lunga distanza, palla sul fondo. Alla mezz'ora resta in 10 la recanatese. Capezzali pesca il secondo giallo e guadagna lo spogliatoio a un quarto d'ora dal termine del primo tempo. Minuto 35, Lombardo crossa dal fondo, Pellecchia raccoglie e mette in mezzo. Di prima Cerone taglia un passo del palo alla sinistra di Piangerelli. È il preludio alla rete dell'1-0. Due minuti dopo Deramo gioca per Lombardo, traversone in area, Dos Santos stacca di testa e la infila nell'angolino incrociare. Alessandrini cambia qualcosa, fuori guida dentro senigalliesi. La reazione recanatese al minuto 41 con questa giocata per Pera che si libera bene ma non riesce a concludere. Al 45esimo sempre Lombardo dalla corsia mancina, entra in area e la mette tesa, Cerone non riesce a indirizzare la sfera. Si chiude qua il primo tempo, 1-0 meritato, che a fare la conta degli episodi sta stretto all'Avezzano. Alla ripresa nella recanatese non c'è Rinaldi, Alessandrini manda in campo Candolfi. 4 minuti e l'Avezzano concede il primo affondo, Lombardo raccoglie al limite del lato corto. Entra in area e taglia centralmente per Dos Santos. Provvidenziale la retroguardia ospite. Un minuto dopo il brasiliano per vie centrali, soluzione a rasoterra facile per Piangerelli. Capolavoro al settimo, Cerone col contagiri per Deramo in profondità, all'esterno temporeggia e rientra sul destro. Entra in area e serve Cerone a rimorchio. Di prima intenzione la infila alle spalle di Piangerelli per il 2-0 biancoverde. Al 12esimo Pellecchia per Dos Santos, mancino incrociare del brasiliano, millimetri a negare il 3-0. Pochi secondi dopo ancora Pellecchia defilato, traversone basso, Cerone anticipato sulla linea di porta. Il primo vero pericolo per l'Avezzano arriva al 16esimo su questa conclusione di senigalliesi che finisce sulla traversa. Giampaolo richiama Deramo e sceglie dalla panchina Filippo Pollino, cambio anche per Alessandrini, fuori Giaccaglia, dentro Tanovi. Al 27esimo finisce la partita di bomber Matheus Dos Santos, in campo Lorenzo Di Curzio. Appena un minuto e arriva il 3-0, Bianciardi verticalizza per Cerone, l'attaccante sceglie il tempo e la piazza di potenza e precisione sotto l'incrocio alla destra di Piangerelli. Portiere recanatese coi pugni a mettere in corner al 32esimo sulla giocata di Pellecchia, ancora sostituzioni, fuori Lombardo, dentro il classe 98 Luigi Scutti, fuori anche Cerone, dentro Michele Priorelli. A 4 dalla fine esce coi crampi il capitano Damiano Menna, migliore in campo, esordio per il classe 99 Juniores Meconi. Finale di gestione, la partita ha detto tutto ciò che doveva, termina dopo 4 minuti di recupero. Non doveva essere la partita dell'andata, invece l'Avezzano torna a casa con un altro 3-0. 14esimo risultato utile consecutivo, i biancoverdi dominano il campo e si confermano leader di questo girone di ritorno, alimentando il rammarico per i punti persi per strada. Sì, poteva essere più ampio il risultato perché abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Però la squadra ha risposto alla grande, sapevamo le difficoltà della recanatese perché, come hai detto tu, la squadra è stata stravolta nel mercato di dicembre, ha un giocatore importante come Pera, come Falomi, noi abbiamo fatto una grande partita, agevolata anche dalla superiorità numerica, però anche se sull'inizio partita 11 contro 11 abbiamo avuto due occasioni contro Santos, per cui la squadra ha risposto alla grande. Sono contento perché questi ragazzi se lo meritano. Oggi la squadra è stata perfetta sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Chi subentra, diciamo che sposa il progetto a meraviglia, perché dietro c'è un lavoro di squadra per cui non si trovano in difficoltà, e questo va dato merito appunto alla professionalità dei giocatori, va dato merito alla società, va dato merito allo staff. Stiamo facendo qualcosa di importante. Quanto rammarico c'è per i punti persi per strada, forse soprattutto all'inizio del campionato? Tantissimo. Io ho sempre detto che quando sono arrivato siamo partiti con un mese e mezzo di ritardo, non avendo fatto il ritiro, non avendo appunto il ritiro si crea quell'amalgama, quella disposizione
per iniziare bene il campionato. Siamo stati penalizzati lì, infatti quelle 5 partite dove abbiamo fatto 3 punti era diciamo messo in preventivo, però poi i ragazzi sono stati magnifici sotto tutti i punti di vista, perché dopo queste 5 partite abbiamo iniziato a correre, a spingere sull'acceleratore, abbiamo fatto 11 risultati utili consecutivi al girone di andata, dal girone di ritorno che non perdiamo, per cui penso che questa squadra meriti tutte le attenzioni possibili che ci può stare nel calcio. Ma che l'Avezzano sia forte ne eravamo e ne siamo consapevoli, è un organico costruito per vincere il campionato, penso. Di conseguenza abbiamo avuto dei problemi un po' per l'espulsione, un po' per l'assenza, anche se secondo me non è il momento di trovare degli alibi, perché il girone di ritorno abbiamo ottenuto tanti punti attraverso delle prestazioni diverse da quella di oggi. Sicuramente o probabilmente non abbiamo capito l'importanza del momento, e se non l'abbiamo capito dobbiamo cominciare a capirlo, perché per noi dobbiamo essere bravi a voltare subito pagina, perché dobbiamo conquistare una salvezza che non è facile. E